Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Ti amo moltissimo. Sono contento di te. So che posso fidarmi. Ecco ciò che Gesù si è sentito dire da Dio, suo Padre, quel giorno in cui fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Le potrà dire anche a noi Dio queste stesse parole? Che ci ami moltissimo è fuori dubbio. Che sia contento di noi e possa fidarsi, qui sorge qualche dubbio. Anche perché dicendo noi intendo tutti gli uomini e le donne che posano i piedi su questo pianeta un po' malconcio che è la nostra terra. Quante fazioni contrapposte e nemiche, quante gare a chi ammazza di più. Eppure sia da una parte che dall'altra ci sono credenti in Dio. È pensabile che Dio dica a ognuno di loro «Sono contento di te, so che posso fidarmi?» Forse Dio è costretto a usare un altro linguaggio, quello stesso che sentiamo in questa domenica dal profeta Isaia. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Dio non si schiera mai con gli uni contro gli altri, perché Dio sa fin dai tempi di Caino che schierarsi con qualcuno contro qualcun altro è il modo per far peggiorare le cose. Dio soffre piuttosto. È strano pensare che Dio soffra? C'è chi lo immagina seduto sopra le nubi, intento a guardare da lontano le nostre miserie. Non è Dio quello. Sarà qualche orrendo personaggio da fantascienza, ma non è Dio. Lui è padre. E un padre davanti alle sciagure e alle sofferenze dei suoi figli, soprattutto se sono provocate da un odio reciproco o dalle loro scelte sbagliate, soffre. Questo è il vero volto di Dio che ci ha consegnato Gesù. Cosa possiamo fare noi di fronte ai drammi di questo mondo? Manifestazioni, proteste, sì, hanno la loro importanza, ma quando capiremo che i veri cambiamenti a questo mondo non verranno dal mozzare le teste degli avversari, ma dal cambiare le nostre? Uscendo dall'acqua, Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito posarsi su di lui come colomba. Può posarsi anche su di noi questo stesso Spirito? Ha provato a farlo al battesimo, alla nostra crisima e chissà in quante altre occasioni, ma ha potuto davvero farlo o ha dovuto limitarsi a una toccata e fuga? Dio cerca figli ai quali poter dire non solo «ti amo moltissimo», ma «sono contento di te, so che posso fidarmi». Gli daremo questa soddisfazione? Permetteremo al suo spirito di posarsi e abitare davvero la nostra vita? Allora Dio avrà un po' di più spazio in questo mondo e chissà qualcosa di positivamente diverso potrà finalmente accadere. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.